Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, appuntamento elettorale come sta succedendo da qualche giorno a questa parte. Abbiamo la presenza questa volta di una donna finalmente, quindi di una ulteriore candidata di Manfredonia per il Consiglio regionale. È stata già impegnata nel sociale, proprio come assessore ai servizi sociali con la giunta, la seconda giunta Riccardi, e tra l'altro una donna che è impegnata da tantissimo tempo sia nel campo dell'associazionismo sia nel campo del volontariato. La presento e intanto la ringrazio per essere qui con noi. Noemi Frattarolo. Grazie a voi, grazie Vincenzo per l'invito. Sono super onorata di essere qua e di poter parlare del nostro modo di fare politica. Benissimo, quindi il modo di fare politica. Ci diamo del tu perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Chi è Noemi Frattarolo? Devo dirlo proprio come io immagino, come io credo di essere, secondo quello per cui io mi impegno ogni giorno. Noemi è una mamma. Io sono una mamma che cerca di migliorare il mondo non solo per i propri figli, ma per i figli di tutti quanti. Veramente parliamo di ragazzi, parliamo di famiglie, parliamo di anziani. Quello che faccio io la mattina è alzarmi per progettare, creare. Quando vado a dormire continuo a sognare ad occhi aperti. E veramente sono convinta che le cose si possano cambiare, perché altrimenti avrei mollato, probabilmente saremmo andati via con tutta la nostra impresa, la nostra azienda. Invece sono sicura che possiamo fare tanto. E questa esperienza di candidatura è venuta proprio per questo, perché ci abbiamo creduto, perché questa volta crediamo di poter fare qualcosa di più del semplice associazionismo, del semplice incontrarsi, sognare, progettare e poi non avere alcun seguito. Come si svolge la campagna elettorale di Noemi Frattarolo? Come si svolge? Esattamente come si svolgeva la mia vita prima, perché la cosa curiosa è che quello che faccio oggi, durante la campagna elettorale, è quello che già facevo. Perché fondamentalmente io mi sveglio, leggo, la prima cosa è leggere tutte le notizie, scrivermi, appuntarmi, io scrivo di continuo. La gente dice: ma ovunque vieni ti porti da scrivere. Io scrivo di continuo perché prendo spunti da tutto, che può essere una frase, che può essere un articolo. E quindi incominciano le influenze della mia giornata sui progetti che io intendo realizzare. Abbiamo una chat con le associazioni dove non sono tutti presenti, ma un paio di rappresentanti per ogni associazione. Condividiamo le idee della giornata e iniziamo a lavorare. E questa è la cosa curiosa, che se mi chiedete non mi sono mai cercata il posto in regione quando ho lavorato 2 anni in regione all'incirca. Alla Regione Puglia qualche tempo fa, non mi sono mai immaginata di poter andare a fare l'assessore, non mi sono mai immaginata una candidatura, perché io ero la prima che quando passava per le strade vedeva tutti quei volti, quei manifesti, si chiedeva: ma perché? E le cose arrivano, capitano, perché qualcuno sente e sa che state lavorando, che avete un gruppo nuovo. Noi siamo un gruppo nuovo e quindi poi la sera, quasi giornalmente, ci incontriamo. Ci incontriamo o facciamo le videoconferenze, perché siamo partiti così quest'inverno, perché le nostre famiglie che hanno ragazzi diversamente abili non potevano rischiare di incontrarsi con noi neanche dopo la fine del lockdown. E quindi per non mettere a rischio nessuno abbiamo continuato con questa modalità e continuiamo tuttora. Abbiamo diviso il nostro lavoro politico per settore. E quindi noi trattiamo scuola, sanità, immigrazione, disabilità, infanzia e famiglie, e facciamo un lavoro sia di prevenzione che di cura. Ma questo non è partito adesso, è un lavoro che è partito all'incirca ottobre, quando abbiamo iniziato a unire le sinergie, perché dal mio punto di vista obiettivo esterno, mi accorgevo, avendo avuto i contatti io, la fortuna di avere questi contatti,
con tutte le associazioni di Manfredonia, grazie all'assessorato alle politiche sociali, mi accorgevo che tanti facevano la stessa cosa o che ad alcune associazioni mancavano delle competenze, delle professionalità che erano presenti in un'altra associazione, nonostante condividessero la mission, per esempio la famiglia e i bambini. Così ho pensato di lavorare sulla loro fiducia, perché alla fine quello che interessava a me è che potessero finalmente lavorare insieme, perché tante volte si fanno le stesse cose, si fanno gli stessi eventi, si fa la stessa formazione, ci si occupa delle stesse famiglie, tu lo sai, anche nel mondo delle diverse abilità, tante associazioni si occupano degli stessi ragazzi, delle stesse famiglie, ma poi manca la sinergia. E quindi si sono fidati di me, ci siamo incontrati e quindi ad oggi, al di là dell'impegno politico, ci sono delle, che ti voglio dire, figure come avvocato o psicoterapeuta a disposizione di altre associazioni, così come altre associazioni hanno messo a disposizione le loro competenze e quindi abbiamo smesso di faticare a vuoto e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Così è cominciata. Benissimo, Noemi. La tua candidatura con la lista di Italia Viva, che sì, sostiene come candidato presidente Ivan Scalfarotto, è stata un po' una sorpresa, anche se poi abbiamo visto che ci sono tante donne a tuo supporto, tra cui abbiamo notato anche l'ex segretaria del, sì, Partito Democratico, la Quita Damo. Sì. Allora, la questione di Italia Viva, ripeto, prima ti avevo detto che effettivamente siamo stati notati dai coordinatori di Foggia, che erano alla ricerca di un gruppo che volesse lavorare per Manfredonia con Italia Viva e che non avesse avuto alcun tipo di presenze precedenti nel commissariamento e quant'altro, e quindi un gruppo di persone che effettivamente volevano cambiare le cose, perché questa era l'impostazione che si erano dati e che si auspicavano per questa campagna elettorale con Ivan Scalfarotto, quindi un nuovo modo di fare politica, che poi secondo me è la politica. Poi tutto il resto si è creato nel tempo, ma quello che effettivamente noi ci auspichiamo è di poter fare una politica vera, trasparente, leale, pulita. E noi abbiamo dubitato a lungo, perché come immagini le associazioni hanno condividono una mission, ma non possono essere di un partito, perché altrimenti rischieremmo di perdere, le famiglie che sono iscritte nelle associazioni. E quindi da subito abbiamo detto: ma noi non possiamo fare tesseramenti, non possiamo creare un comitato Italia Viva. E quando poi abbiamo incontrato Ivan, perché comunque i coordinatori poi ci hanno creato l'incontro con Ivan Scalfarotto, alla nostra sincera dichiarazione, noi dobbiamo restare ciò che siamo, perché la nostra mission è un'altra, anche se facciamo politica tutti i giorni per la strada tra la gente, lui ha risposto: e chi ve l'ha chiesto? E ha detto: io non vi ho chiesto tesseramenti, non è quello che vogliamo lavorare, volete lavorare con noi? Noi vi diamo su Manfredonia, su questa capitanata, carta bianca. E tu sai bene che purtroppo per realizzare dei sogni tramite delle norme che ci rappresentino, perché di quello si tratta purtroppo, regolamenti, norme, proposte di legge, eccetera, hai bisogno di urlarle in tavoli più grandi. E quindi questa opportunità che all'inizio ci ha terrorizzati, non ci sentivamo all'altezza, avevamo paura di proseguire in questo viaggio che all'inizio chiamavamo incubo perché non ci faceva dormire, effettivamente poi ci ha fatto comprendere, purtroppo a causa di due eventi spiacevoli che sono avvenuti a causa di regolamenti emanati nel mese di luglio da parte della Regione Puglia e che sono andati a discapito delle associazioni e di una casa famiglia di Manfredonia, ci hanno fatto dire basta, ok, accettiamo, perché effettivamente non possiamo più subire delle cose che non ci rappresentano. Ascolta, qualcuno sostiene che il vostro è un voto che andrebbe perso perché si tratta di un candidato, Ivan Scalfarotto, che non ha grosse possibilità, che i candidati neppure tolgono solamente voti ad eventuali candidati che invece hanno maggiori
possibilità. Che cosa rispondi in contrapposizione a queste affermazioni, il cosiddetto voto utile del quale tanto si parla? Allora, io rispondo con una storiella che è la profezia che si autoavvera di Thomas, una teoria economica, per cui si racconta che nella più grande banca di Londra si raccontò in giro per uno scherzo che la banca stava chiudendo per crisi in deficit e che quindi tutti rischiavano di perdere i propri soldi. La gente si movimentò, si allarmò, andarono in banca a ritirare tutti quanti i soldi e la banca crollò veramente. Quindi questa crisi fu reale e si chiama profezia che si autoavvera. Allora io mi chiedo, veramente si può continuare a fare una campagna politica così sleale da demotivare la gente al voto libero e democratico? Perché altrimenti, quello che sto sentendo purtroppo è che dicono alle persone che lavorano con me, non i miei voti, la gente non è un voto. Questo deve essere chiaro a tutti, la gente non è un voto, la gente la mattina si alza con le proprie gambe, le proprie braccia e non è un voto, è un agente pensante che deve seguire esattamente ciò che è giusto per la propria comunità. Però la gente, i vari candidati credono che di avere a che fare con un voto che poi per 5 anni perde volto, perde braccia, perde attività economica. E quindi quello che loro raccontano è: Noemi è tanto brava, è una brava persona, è preparata, ma è un voto perso, come l'hai chiamato tu, perché alla fine rischiate di non avere nemmeno noi, cioè di non avere Noemi e di non avere nemmeno noi. Allora, questa è una cosa gravissima, perché dire non avere nemmeno noi, quasi tra parentesi, che non siamo stati buoni, che nemmeno noi che potevamo essere i meno peggio. Qua non si tratta più di parlare di peggio o di meno peggio, qua si tratta di sviluppare una politica. Le persone devono capire che uno di noi andrà in regione in base al numero dei voti che al momento non si conosce. Non si può continuare a dire ma i sondaggi dicono, i sondaggi possono fare un'ipotesi e un'ipotesi tu lo sai che si sviluppa su un campione di popolazione. Se andiamo a Bari, probabilmente il ex sindaco di Bari, governatore che è stato molto presente per il suo territorio, per niente per il nostro, probabilmente il campione di Bari dirà che il vincitore è Emiliano. Se vai a Lecce ti diranno che il vincitore è Fitto, ma probabilmente per questa terra che è stufa, che non ha visto niente, che ha perso ogni tipo di servizio, il vincitore è Ivan. Perché non proviamo a fare qua i sondaggi dove noi, gruppo che sostiene Ivan Scalfarotto, sta lavorando per questo territorio? Allora il voto utile è il voto che è utile alla comunità. Non a tenere una poltrona, perché questo è quello che si vuole far passare. Allora a questo punto io faccio una provocazione. Da adesso in poi, per le prossime votazioni fra 5 anni, candidiamo due governatori, Emiliano e Fitto, e candidiamo i nostri due attuali consiglieri regionali locali. Perché se il voto utile deve continuare ad essere una pallina che rimbalza da un campo all'altro, perché altrimenti sono voti persi. Qui non ci può essere più competizione, non ci può più essere democrazia, non ci può essere un pensiero riformista come il nostro, perché altrimenti toglie i voti a loro. E guardate, è veramente l'antidemocrazia. È andare proprio contro la costruzione di un nuovo territorio. Qua non si parla quasi più neanche di maggioranza e opposizione. Si prendessero a braccetto e si prendessero, diventassero i monarchi di questa zona. Ecco, Sei stata molto chiara. Quali sono? anche arrabbiata. Benissimo, ci piacciono le persone arrabbiate. Quali sono le tematiche che sono evidenziate dal tuo programma? Ovviamente parlo di un programma anche pensato, virtuale. Non credo che hai steso un programma di intenti, di idee, ma sicuramente si tratta di idee che sono tutte come dire, nella tua testa. Certo, allora io non credo nei programmi, motivo per cui non ne abbiamo stilato uno precisamente, esattamente come dici tu, perché è inutile. In questo momento c'è qualcosa che potremmo levare da un programma? C'è qualcosa che in questa parte di Puglia va così bene da poter essere accantonato e poter essere lasciato via fuori dalle priorità? Qui non va niente. Allora, da cosa dobbiamo partire? Dalla scuola, dalla sanità, dalla famiglia, dal lavoro, dall'economia, dalle imprese, dalla pesca, dall'agriturismo? Non c'è niente che possiamo lasciare indietro.
un'unica priorità noi abbiamo, una che non è un settore, non è un argomento, ma che è il motivo per cui siamo qui, che è l'ascolto. Noi non siamo mai stati ascoltati. Noi abbiamo bisogno di ascoltare chi ne capisce più di noi. Noi non possiamo più avere dei rappresentanti tuttologi che credono di poterci rappresentare in qualsiasi settore e che poi ai tavoli dove si decide il destino non ci sono le persone che vivono quelle situazioni. Noi ai tavoli per le diverse abilità mancano veramente chi è capace, chi conosce le gravità, la vita di un diversamente abile. Ai tavoli dell'immigrazione manca una comunità come quella di Borgo Mezzanone che vi può dire che cos'è. A Borgo Mezzanone non si chiama immigrazione, si chiama integrazione dello straniero, perché per loro è stata una risorsa avere quella gente, anche se qualcuno sta cercando di farla passare invece come una piaga. Borgo Mezzanone non è una piaga, non c'è niente che non vada lì, non c'è un solo immigrato che disturbi la quiete del piccolo centro di Borgo Mezzanone, e così posso andare avanti a rotazione. Quindi bisogna convocare dei tavoli così come noi stiamo facendo. Noi non abbiamo il tempo, guarda Vincenzo, di prendere la sedia e di sederci come fanno tanti fuori ai loro comitati. Si siedono, ridono, fanno una battuta, alzano, aprono e chiudono i loro cavalletti. Noi non lo possiamo fare. Noi dalla mattina alla sera ascoltiamo la gente, incontriamo gruppi, ci mettiamo e scriviamo progetti, perché non dobbiamo prenderci in giro, ognuno il suo, ma insieme. Questa è la nostra priorità, cioè essere presenti dove nessuno ha aperto mai la porta e nessuno ti ha mai ascoltato. Benissimo, come prima, non posso fare altro che dire, sei molto chiara. Noemi, con Scalfarotto presidente, il tuo slogan è stavolta una donna, stavolta insieme per cambiare. Sì. Vogliamo fare una sintesi di questo bellissimo slogan? Sì, questo slogan, Vincenzo, io l'ho attaccato anche con degli adesivi sul vetro della mia sede, e ti dico cos'è accaduto la prima settimana. Su tutti gli adesivi che io ho messo, degli hashtag con stavolta legalità, stavolta la buona politica, eccetera, eccetera, un elenco, mi hanno staccato stavolta una donna, stavolta la parità di genere. Queste due frasi me le hanno staccate con le unghie. Questo che cosa vuol dire? Una donna non è prevista da un programma fitto, un programma emiliano. Una donna è scomoda. Una donna o non è pensante o è talmente pensante da essere scomoda. Allora questa volta invece Ivan, che ha sempre lottato per la doppia preferenza di genere e che insieme alla ministra Bellanova in Parlamento hanno finalmente con Conte portato la legalità in questa regione, perché eravamo rimasti l'ultima regione a non avere la doppia preferenza di genere, loro sono rimasti coerenti e hanno dato parità di numero di candidati a noi donne, perché noi non abbiamo niente che non possiamo portare, anzi probabilmente col fatto che, come si sa, possiamo fare tutto insieme in una giornata, essere madri, essere imprenditrici, essere figlie e quindi accudire i nostri genitori ed essere anche donne in politica, noi siamo un valore aggiunto. Certo, questa è stata anche una sconfitta, se vogliamo, di Emiliano, il quale non è riuscito ad approvare questa norma che permette alle donne di avere la candidatura con parità di genere. Noi non possiamo fare altro che fare tanti auguri alla tua persona e dirti in bocca al lupo per questa candidatura. Lo voglio ricordare, si vota domenica 20 dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15, e tu sei candidata di Italia Viva con Scalfarotto presidente. Per salutarci, che cosa vogliamo aggiungere alle tante importanti tue affermazioni? Ai tuoi auguri. Desidero che tu cambi gli auguri da Noemi a noi. Noi siamo una comunità, non c'è Noemi. Noemi è un volto che è rappresentativo di questo gruppo. Pensa che per un lungo tempo non usciva il mio manifesto, perché io non volevo mettere la mia faccia, volevo mettere tutte le associazioni insieme, volevamo mettere un cuore, un simbolo, perché non è Noemi che va là. Questo è un discorso diverso, è finalmente diverso, è una comunità
che dice basta e che lavorerà insieme. Quindi gli auguri io li faccio non solo a me, ma a tutte le persone che dietro di me stanno lavorando per questa terra. Solo questo. Grazie a Noemi Frattarolo, ricordo che è candidata per il Consiglio regionale con Italia Viva, con Scalfarotto presidente. E per quanto riguarda invece i nostri amici telespettatori, i radiospettatori o tutti coloro che sono collegati su Facebook per ascoltare questi programmi, per visionare questi programmi, l'appuntamento è rinnovato per la prossima occasione. Grazie.